Sleep Cursed Fairy Umana 3-3 Volare War 2. La carta più forte di Magic. Che cazzo, cioè più forte di così? Blu, tra l'altro, quindi vicino a Delver. Ma c'è un perché. Rimetto qua la carta, perché di solito quando le leggo, questa in verità non è una slip course. Vabbè, ok. Sapete perché la metto qua? Perché così posso scaccolarmi e voi non mi vedete. Ho fatto finta, ovviamente, non è vero. Questo ha un problema, ha un downside, come si dice nelle carte di Magic. Quando entra in campo di battaglia, entra con 3 counter stun, che sono quelli famosi del Frost Titan, no? Quindi non stappa alla prossima fase di stop, ma si leva uno stun counter, quindi praticamente entra al campo di battaglia, è il turno 1, io la faccio, quindi poi la faccio o lo faccio, non ho capito se maschio o femmina, quindi gender fluid questa Sleep Cursed Fairy, quindi metto e appunto tocca a me, quindi è il turno 2, si leva uno stun counter, turno 3 si leva il secondo, turno 4 si leva l'ultimo, quindi attacca turno 5. Allora è una merda. E invece no. Invece no, questa è una carta che sta avvenendo addirittura giocata fino in Legacy. Fino in Legacy. E che probabilmente farà parlare di sé molto. Ma noi siamo in standard e quindi che cosa faremo per giocare le standard? Ma ovviamente giochiamo Fatine, torna uno dei mazzi più amati della storia di Magic, appunto Fatine in standard, e noi lo giochiamo qui sul canale. Subito dopo il vostro like sulla fiducia, prima di cominciare a vedere il video, che è fondamentale, ripeto, ci sono delle persone che comprano degli yacht e sono felici, ci sono delle persone che mettono il like sulla fiducia e sono felici. Da una parte si spendono milioni, dall'altra parte è gratis mettere il like sulla fiducia, ok? Quindi vi invito a farlo tutti, commentino tattico perché no, e poi se volete vi abbonate al canale qua su YouTube, spendete del denaro per rendere effettivamente questo canale il canale più forte, perché io più denaro ho e... ma che cazzo. Grazie comunque sempre per guardare i video e per il supporto. Andiamo subito a vedere che cosa ho in serbo per voi oggi con questo Feris. Oggi, ma poi lo vedremo ai Worlds, perché vi ricordo che commenterò i Worlds in diretta dal 22 di settembre al 24 da Las Vegas insieme a Jacopo Giacomoni, per vedere se qualcuno che porta questo Fatine fa top 8 ai Worlds. Speriamo che sia uno dei 7 italiani che dobbiamo tifare, ok? Scusate, una premessina piccola. C'è stato un commento, tra l'altro io condivido, ho risposto, che mi hanno detto, oh, Aghira, però Bo 1 non è Magic, perché ci fai vedere Bo 1 di questi mazzi? Beh, fondamentalmente ragazzi, io credo che comunque appunto credo, è un fatto che su Arena Bo 1 è stragiocato, molto più giocato Best of One che Best of Three, quindi sto facendo questi video giocando delle Best of One per insomma anche un po' essere più veloce, fare dei video un po' più leggeri, un po' più frizzantini, un po' più che mi metto il naso da clown, e cercare appunto comunque sia di farvi vedere sempre dei mazzi interessanti che potete giocare nel vostro tempo dedicato a Magic Arena. Allora, dicevamo Sleep Cursed Fairy 4 per, noi la giochiamo e poi vediamo quello che succede. Tra l'altro ha un'attivata che prima non ho citato, vabbè, a 2 gli leviamo un segnalino oppure la stappiamo, quindi quando non ha segnalini la possiamo stappare bella safe. Allora, cut down, una sola copia per distruggere creature piccole, 4 Ego Drain, carta nuova, è un Tossiz che non vi fa... perdere vite, può scartare qualunque carta, ma se non controllate una Fatina purtroppo dovete esiliare una carta, quindi vi costa una carta dalla mano. Non lo fate mai a turno 1 direi che questa non è una carta che si fa a turno 1, però è una carta molto bella in un mazzo tempo come questo qui. Perché questo è un mazzo tempo?
Perché effettivamente le sue creature, tra creature con flash, counter, eccetera, fanno cose anche mentre appunto l'avversario sta cercando di risolverle, ok? Questa Fiery Dream Thief, per esempio, è una 1-1 volante, quando entra fa Surveil 1 e già ci piace, ma soprattutto che a 3 la esiliamo dal cimitero, peschiamo una carta e perdiamo una vita. Mi piace tantissimo, e il fatto che sia 1-1 volante mi fa pensare perché non c'è un cazzo di Lord delle Fatine da usare, perché poi uno uno è troppo poco. Fairy Fencing è la nostra removal, da meno x a una creatura, fino alla fine del turno, ma se controllate una fatina, da meno x più, cioè quindi meno, perché la matematica insomma non è proprio un'opinione, da meno 3 addizionale, il che vuol dire che se c'è una fatina in campo a 1 instant fate meno 3, tantissima roba, soprattutto perché un meno 3 modale, cioè dove potete fare meno 3, meno 4, meno 5, è veramente una bella removal, ok? Fairy Mastermind, abbiamo il nostro Yuta Takahashi, campione dei Worlds, 2 anni fa? Di 2 anni fa? Sì, perché è nata in Stoyer l'ultimo, non hanno fatto ancora la carta di Stoyer? Che la presentano a questi Worlds? Forse la presentano a questi Worlds, vabbè. Ditemelo voi se non lo sapete di più. Fairy Mastermind 2-1, volare, flying. Quando un oppo pesca la seconda carta al turno, anche voi pescate, e a 4 mani lo fate, voi pescate, lui pesca, e quindi se è la seconda voi ripescate ancora, quindi occhio. E poi un counter, finalmente giochiamo counter spell in questo bello standard, ci voleva. Spell Stutter, che tra l'altro da non confondere con la fatina, che ha un nome molto simile, insomma, la fatina vecchia. Counter a spell, a meno che il controller non paga 2, ma se avete delle fatine pagherà 1 in più per ogni fatina che avete, il che vuol dire che se avete 3 fatine praticamente questa fa counter harder, che dice paga 5, molto molto interessante. Carta che non vedo l'ora di giocare, Go for the Throat ormai la conoscete, uno Shield Edict che mi piace come un countdown, uno Shield Edict. Poi abbiamo lui che è un pretore, non è una fatina, è una 3-3, però con tutte le creature volanti, ragazzi, questo fa un disastro, ok? Perché dice che quando una creatura fa danno a un oppo posso perdere una vita e pescare una carta, che vuol dire che sono 2 fatine che stanno per attaccare volante, faccio lui, pesco 2, perdo 2, fortissimo, fortissimo. Poi scarti, vabbè, non vedremo mai l'abilità finale, però a 7 si scartano X carte, esiliamo le top X carte di un opponent library e possiamo giocare sia le terre che le spell esiliate in questo modo senza pagare il costo di lancio. Tanta roba, 7 mana, tanta roba. Abbiamo altre cose a 7 mana, ok? Halo Forager, lei è carina, io infatti non so perché non la giochiamo in 4 per, entra, se voglio pago X, casto un instant o una sorcery che vale X da un qualunque graveyard senza pagare il mana cost, ok? Quindi molto interessante, soprattutto perché è una 3-1 volante, cioè io la giocherei proprio piomba, senza per forza dover fare una spell a 0, un cascante, no? O quello è un altro formato, ok? Kaito Shizuki, che fai? Non lo giochi? È il re delle fatine, ah no, ninja, vabbè, sti cazzi, è forte comunque. 3 mana per un Planeswalker a 3 che fasa alla fine della vostra end step quando entrava in campo di battaglia. Sì, se no fasava tutti i turni. Più 1, pesco, scarto se non ho attaccato. Se ho attaccato, pesco e basta. Meno 2, faccio un ninja imbloccabile che non è una fatina. Meno 7, faccio una cosa interessante. Shielded non è una fatina, ma guarda un po', stiamo giocando nero. Sapete cosa? Ho un po' paura che anche questa volta comunque le migliori spell siano nere e quindi lo standard cambierà ben poco. E Virtue of Persistence, abbiamo parlato ieri, secondo me è una carta che in questo meta probabilmente noi dovremmo giocarne 4, perché quelle 2 vite ci realizzano come esseri umani, ok? Vediamo se contro Monored abbiamo chance, che secondo me questo mazzo contro Monored perde e basta. Giochiamo 2 Mirrex in mana base, secondo me, come sapete, io sono innamorato di questa carta qui, quindi sono molto contento di vederla. Tutte le altre carte terra sono solo una Takenuma e un Otawara di cui parlare, e però faccio notare che l'errore che ho fatto ieri facendo terra non
che non era stappata a turno 2, effettivamente nel formato ci sono le Fastlane, quindi questa cosa me la ricordavo. Sideboard, Disdainful Stroke, quindi cerchiamo di prendere dei le spell grosse, anche Negate prende delle spell e basta. Doppio Siphon Insight che sa molto di mirror di control, mirror di midrange, mirror di blu, bella carta ragazzi, anche di questa carta sono innamorato, la giocherei in modern io. Doppio Graveyard Trespasser per chi usa il cimitero, per contro monored dobbiamo guadagnare vite e poi comunque una bella minaccia. Doppia Liliana of the Veil che così aggiungiamo Planeswalker all'equazione. Glistering Deluge mi piace, meno uno a tutte le creature, ma se sono verdi o bianche meno tre, perché c'è un mazzo comunque che sta andando molto in standard che è mono white. Mi piace questa scelta, però ripeto, secondo me per la ladder dobbiamo avere quattro di queste assolutamente, perché appunto mono red è veramente un contender. The End, Jinx Command e Virtue of Persistence numero 3. Manca una carta, metteteci un altro Jinx, ma lascio a voi questo slot, ok? Lo lascio completamente a voi, decidete cosa metterci e cosa non metterci. Allora, voglio parlarvi come sempre di Fantasia Store, che è uno degli sponsor del canale, che vi permette con il codice Akira 5 di avere il 5% di sconto. Però oggi faccio vedere un po' di prodotti che mi sono comprato su Fantasia Store che mi sono arrivati ieri, perché no? In un video di Magic faccio vedere che io gioco con le carte di Topolino. Vabbè ragazzi, ho due figli, quindi devo dire la verità su questo gioco, che appunto ho preso con Fantasia Store, è arrivato subito, sono uno dei pochi in Italia che ce l'hanno, quindi grazie Fantasia, c'hanno pure le singole. Cioè io sono proprio molto restio a dire a una persona, a un torneo, a un tavolo, ti attacco con Topolino. Cioè, ti attacco con Topolino. Però, appunto, con i bambini voglio giocare a questo gioco, voglio esplorarlo, voglio dirvi com'è, voglio farne un video, ok? Sempre grazie a Fantasia Store, codice Akira 5 per avere il 5% di sconto su tutto il catalogo non scontato. Avete in descrizione, ovviamente, quello che dovete avere, cioè il sito ufficiale, che non è che serve a molto altro. Allora andiamo a giocare con il nostro Fairies di mercoledì, domani mazzo champagne chiaramente, e vediamo appunto che cosa possiamo inventarci contro Monored 1 e Monored 2 che beccheremo tra pochissimo. Eccolo qua il primo, lui è Eladarim, tutti qui per lui perché Eladamri era troppo. Bella mano, ma insomma ma forse dovevo tenere una roba con più creature iniziali, va bene, ma io quando vedo Kaito Shizuki esco pazzo di testa, quindi adesso farò Kaito Shizuki. Il mazzo ragazzi non recupera vite praticamente quasi mai se non la virtù nera, quindi ripeto, vediamo come va contro mono red. Intanto vediamo l'avversario che cosa si sta inventando. Ha mulligato, c'è stato del mulligan, c'è stata della sfiga. Noi apprezziamo quando c'è la sfiga all'oppo, no? Vabbè, che faccio? Faccio il falso, dico oh no, mi spiace che hai sfigato, tanto se stai seduto a un torneo e la gente mullica a 5, godi, di verità. Oh, un ottimo, oh, qui è arrivata comunque la fatina, un ottimo contender per noi, quindi comunque un mazzo vero in meta, stiamo parlando di bianco verde incantesimi, l'abbiamo giocato anche noi questo mazzo qua. Ok, io posso fare questo. Ah sì, questo mi fa pescare. Se l'avessi fatto dopo, forse si potrebbe. Ah no, lui attacca uguale. Io blocco. Perché devo far crescere questo? No? Ma mi sembra una buona giocata. Questo è ok, questo è ok. Mi posso permettere un pesco scarto? Secondo me sì, c'è una terra di troppo. Ego, questo flash, via. Spell Stutter, non siamo open di Spell Stutter. Però io, cioè, già fare Shielded non mi sembra proprio che faccia cacare come giocata. Certo, c'ho counter e questo che potrebbe invece essere molto figo. Chi è? Kalix, tu devi morire, mi pare.
Target credo, whatever can I do to a player, you may get it, don't get it, 3-2-2. Cop, cop scato? Una fatina 1-1. Mm. 2-2, io la faccio sta giocata, mi sa. La mano mi sembra un pochino incastrata, quindi io un pesco scarto lo faccio. Questo lo mettiamo al cimitero, che tanto funziona pure al cimitero. Questo spegniamo il volume e vabbè, procedo così. Però non so se sto facendo una buona giocata. Secondo me pure fare Shieldred qui non c'ha soldo di danno. Però, cioè, io posso fare counter sulla sua cosa. Se lui attacca io posso ammazzargli questo con il blocco e mi piace. Ok? Questo dice, a meno che non paghi due, look at the... Va bene, vai. Allora, questo dice, my fate or another. Enchantment, ok. Audacity. Ok, io questo lo devo counterare. Lo counterò così, senza fargli vedere la fatina. E questo è Rancor, quindi proprio quello è il nostro nemico. Chiaramente lui va tutto lì, io faccio questo, voglio bloccare Kalix e ucciderlo. Non avendo bloccatore removal mi sembrava una buona giocata. Ecco la removal che cercavamo. Io dico che qui possiamo fare... Io faccio Shielded, pesco scarto, mi sembra comunque... fuori di testa proprio, La gente quando fa Shielded si incazza... Sta carta di merda, guarda sta quattro mana nera che m'ammazza sicuro, non c'ho risposte, via! È andata così. È andata proprio così, Cioè non è che è andata diversamente, è proprio andata così. Vabbè, però, insomma... Sempre meglio che di faccio topolino e la gente dice: oh, non c'ho mini per difendere. Oh, non rosicate se giocate all'Orcana, porca puttana. E comunque, insomma, qualche battuta me la potete permettere, no? Questo è peggio di quelle prima. Non c'ha counter e sono un draw. Secondo me non è una buonissima mano. Preferisco questa, ma è una merda anche questa. E una roba 3. Sai che c'è? Halo Forager, via. Perché sapete che Kaido Shizuki non lo mollirei mai via. Ma qui io posso fare turno 1 Surveil, cercare terra, poi fare terra, avere un turno 2. Oddio, certo Igo Drain era forte, però a me comunque serve terra, avere un turno 2 per fare questo, quello che mi pare, e poi avere un turno 3 sano. Ho fatto bene, ho fatto male, dovevo fare questa per prima e poi fare questi due, può essere, ok? Ah, ancora, cioè, stessa cosa, però pensa un po', ce l'abbiamo fatta. Ok, come funzioni tu? You cast an enchantment, più uno, più uno, the step, più uno, più uno. Io mi ok. Vabbè, io un danno tanto lo faccio, tanto con quello non blocco. Vai pure. Vediamo se fa quello che pesca, che mi piacerebbe pescare una carta a me, Questo mi sembra forte. Ok, è il momento di Shielded Edict per levare questo qui? Penso proprio di sì. Il chop deve, non token creature. Vai. E oddio, non lo so, cioè io voglio più ammazzare il giocatore naturalist ovviamente, perché gli sconta le spell. Però boh, vabbè, è arrivato Go for the Throat. Rifacciamo così. E vabbè, non pescherò perché lui adesso pesca, no? Audacity di cimitero, lui pesca. Ah, comunque questa non è come Rancor.
Sì, è come era un po' barazzo, ma avete capito. E non lo so, sta giocata un po' una merda, gli ho fatto un vantaggio carte enorme. Sì, è abbastanza brutta comunque. Ma io come lo tengo? Questo io non lo tengo, però cioè, il fatto che io prima abbia vinto è solamente un caso, cioè nel senso. Molto difficile tenere questo mazzo. Scarterei lui comunque, perché tanto al cimitero qualcosa fa e poi andrei a combattere. Qui ne perdo 5, tu che fai? Tutte le catene. Ok, sì, me la ricordo sta carta bella. Halloween Haunting che dice che se controlla 7 più incantesimi, le creature hanno volare e vigilance. Quando casta un incantesimo fa uno spirito. Sto pesco scarto, bello veloce di quella terra. E no, di questa in verità. Mettiamo questo posso fare anche instant, no? Ok. E questo lo posso pure girare volendo. Vabbè, io non attacco più perché mi sento un pochino in difetto. Invece un of Teros. Search library, aura, card. Va bene, cioè va bene ma va male. Ma che cazzo devo fare? Qui tra l'altro lui la vuole menare per flipparla in una 4-4 che è Fara. Sento bra... ossification male male. Dove va ossification? Su Kaito? Credo. Ok, quello che io non esco, non è proprio una partita che posso vincere in nessun modo, secondo me. Però vediamo, magari se sbaglia falsification qua ridiamo tutti, no, perché qui c'è proprio il simbolo di Ward, chiaramente appunto prende Kaito. Tanta roba, zi. E giustamente prendere 1-1, va bene. Quello è 5-5, non so bene che fa. Attacca qui e la dovrebbe flippare. Io non voglio che questo succeda. Mi perdo una creatura a caso. Ah, quello tramplava pure? Bravo coglione Simone. Mamma mia. Questa proprio a caso l'ho persa. Come mai tramplava? A lui trampla di sì. Vabbè, certo, con queste pescate comunque non andavo da nessuna parte. E quindi in 3 giorni questa è la prima partita che perdiamo. Faccio un'altra partita perché vorrei proprio vedermi contro Mono Red con sto mazzo. Cioè, ho beccato due mazzi uguali. Boh, certo, qui questo matchup dipende molto se avete counter in mano o no. Perché se non avete counter in mano, wow. Non è che dove andate di bello per fratte, cioè non... per fratte, traduzione dal romano all'italiano. Dice si fratta un diciamo cespuglio di dimensioni comunque notevoli e che possa essere utilizzato per nascondersi o per andare appunto in campagna. Quindi andare per fratte uguale andare fuori strada. Mamma mia quanto so bravo in italiano. Ok, vediamo un po' qui cosa combiniamo. Se tu fai creatura io faccio questa di removal. Ok, invece no, mi sa che qui sto cazzi nostri. E lui fa un bello spell. Quindi go for the trot su una. E poi si prega. Meglio chiaramente go for the trot su questa che counter su quello. Mo invece andremo tutto su counter, counter, counter. E potremmo pure fare due fatine adesso e lasciargli il suo turno 3 open. E prima o poi diventerà... No. No, 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 faccio counter. Perché potrebbe arrivare una roba da 3, eccetera. Invece chiaramente arriva una cosa che mi umilia. Cioè, Kumano. Spero che lui faccia creatura per fare sto counter, se no niente, vabbè, facciamo noi questo. Botto. No, no, io ho botto strano. Uno di questi e passo.
Vai. Ora il counter è forte. Che lui vuole far creatura per Kumano e io counter. Vediamo. Godgiano, che ci racconti? Counter, 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 counter. Dai, fammi giocare sto cazzo di Spellstatter Sprite. Ah, no. Perfetto, su questa poi mi piace veramente tanto. Ah, tra l'altro lui l'ha fatta qui e non... Perché l'ho counterato e veniva counterato da solo, che questa c'ha Ward? Non lo so, che cosa ho combinato, ragazzi. Questa era counterato da solo. Che coglione, vabbè, ok. C'è un'altra fatina e... vai. Oh, finalmente qualcosa bloccherà qualcuno. Cioè, la mia 2-1 bloccherà la sua 2-2. Altro Kumano. Può essere mezzo counterato perché io ho tre fatine, giusto? Lui dovrebbe pagare 2, 3, 4 per fare questo. Vabbè, però io mi sento di dire che questo lo faccio risolvere e non faccio risolvere i botti che verranno dopo. Tipo questa, non la riusciamo a risolvere, è una 2-2 antipatica. Mo attaccherai, ok, c'è pure botto, no? Perfetto, qui blocchiamo. Abbiamo due che sono tantissimi, per carità. Facciamo ancora una roba 1 che è lui, che fa surveil. E questa ce la mettiamo al cimitero comodamente. Kumano, adesso devo counterare la creatura. Non devo counterare altro se non la creatura. Blocco questo 1-2. Oddio, forse potrei fare questo. Se non fa niente. Ma lui c'ha spell però, dai. Infatti c'ha spell. Dai di Wolfpack, che chiaramente farebbe vantaggio carte. Gli canteriamo pure questo. La creatura non ce l'aveva. Questo può morire, due danni gli vale proprio tutta la vita. Takenuma mi serve come terra e io qui posso stappare quegli affari, giusto? Cioè, uno lo posso stappare sicuro, l'altro no. E cominciano a essere grossi, eh? Sono 3-3, non è che sono proprio piccoli. Stappato. Dai, ce ne faccio pure questo. E blocco, blocco, faccio un casino. Non c'è il cazzo, lo sapevo che c'è il cazzo, perché ho giocato troppo veloce. Benissimo. Attacchiamo. Tanto questo lo posso stappare, quindi se lui dovesse avere una roba rapida. Danni. Oh, bella quella, quella fa removal instant. Abbiamo sempre solo carte di merda. Devo stare un po' attento ai miei life total, ovviamente questo non ridà vite. Vabbè, non importa. Questo è un rapido, appunto. Oh, non sento preoccupato, è morto. Pago zero. E forse ho sbagliato. Con quanto si rianima qualcosa? Boh, non lo so, forse ho sbagliato. Che è successo? Dov'è il... Si è bloccato tutto, ma voi lo vedete? Ah, cioè io non ho più l'ok. Vedi, lui lo può rifare prima della combat. Ho fatto proprio una cazzata. Vabbè, questi li stappo comunque. Quindi no, non ho fatto tanto una cavolata. Sempre che me li fa toccare, perché cioè non posso fare più niente. Ok, guarda, te li faccio vedere stappati così. Non lo so, ma uno solo, perché l'altro ci devo perdere vite. Non ci ho perso, io non ho capito come. Ragazzi, ogni tanto Magic Arena fa come cazzo gli pare, eh. Quante parate c'hai lì? Che io sì, sei danni ti regalo proprio comodi. Ma se il fatto che si stappa a due a una certa è pro, rende questa carta proprio forte, 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 eh. Cioè, nel senso, lui qui che si inventa esattamente. Ok, attacchi, certo. Stappo. E stappo. Uno e due. World 2, cioè, sono proprio forti questi, oh. Mamma mia, cioè, non arriveranno in Modern dove girano un sacco di esplosivi. È morto lui, hai visto? Abbiamo vinto contro Mono Red alla grande, yeah. Beh, mazzo molto carino, ragazzi, eh. Cioè, se dobbiamo proprio dare un voto a questo mazzo, il voto è simile al 9, cioè
mi piace moltissimo e lo giocherei tutto il giorno. Quindi spero di avervi dato un buon consiglio, spero che le fatine acchiappino anche voi, e grazie a tutti e a tutte per aver guardato.